Non sapevo se avevo scritto un altro racconto o se davvero avevo vissuto quell'allucinante avventura. Mi ricordo che stavo seduto in biblioteca, stanco, disfatto, quando udii chi aveva bussare alla porta. E pallido come l'ospite d'una tomba, un domestico entrò in punta di piedi. Aveva uno sguardo folle di terrore e mi parlò con voce tremante, soffocata, bassissima. Intendevo soltanto brani del suo discorso. Diceva di un grido pazzesco che aveva lacerato il silenzio della notte, di un raccogliersi di tutti i familiari, di una ricerca in direzione del suono. Poi il tono della sua voce divenne paurosamente distinto, mentre mi bisbigliava di una tomba violata, di un corpo avvolto in un sodario, sfigurato, ma tuttavia respirante, tuttavia palpitante, tuttavia vivo. Sì, doveva essere vero. Si avvicinò ancora di più a me, indicò i miei abiti. Erano infangati, strappati, e c'erano delle orrende chiazze rosse. Era sangue. Il domestico mi prese allora delicatamente una mano. Me la mostrò. Recava impresse ferite. Ferite profonde di unghie umane. Cominciò allora a fissarmi con aria spaventata. Poi diresse il suo sguardo ad un oggetto appoggiato contro la parete di fondo. Mi alzai e corsi a vedere. Era una vanga. Sporca anch'essa di sangue. Era accaduto davvero. Non c'erano più dubbi. Mi precipitai dalla tavola. Afferrai la scatola che vi giaceva. Ma non riuscii ad aprirla. E mi scivolò di mano. Mi ruzzolarono 32 minuscoli oggetti bianchi che si sparpagliarono qua e là sul pavimento. Erano i 32 magnifici denti di mia cugina Berenice, che mi avevano ossessionato durante la malattia. I racconti dell'impossibile. E che a 6 mesi dalla sua morte avevo ritrovato in quella terribile notte in cui non ricordavo cosa fosse accaduto. Mr. Poe, avevo già letto questo vostro racconto, ma narrato da voi sembra quasi vero. Mr. Poe, sono Alan. Alan Foster. Non vi ricordate? Voi mi avevate promesso un'intervista. Alan, non vi avevo riconosciuto. Accomodatevi. Voglio presentarvi il mio amico Lord Blackwood. Piacere. Mi ha offerto dell'ottimo cognac inglese. Francese. Sì. Scusate la mia ignoranza, ma vi facevo più patriota. Comunque, francese o inglese, sarà bene che non diciate niente al mio medico. Mi pretende astemio. Anche voi, Foster, lo troverete giusto, ma non sapete cosa perdete senza bere. Beh, io bevo. Ma non stasera. Ora desidero solo intervistarvi. Siete un personaggio troppo famoso perché veniate a Londra e non si parli di voi. Vero. È la prima volta che vengo in Inghilterra. E forse sarà anche l'ultima. Perché mai? Londra vi ha talmente deluso? Mi ha deluso la vita. Ma cominciamo l'intervista, che per voi è certo l'unica ragione del nostro incontro. Almeno credo. Sì, a meno che voi non ne abbiate un'altra. Probabilmente. Sir? Non so se il nostro ospite vorrà accettare qualcosa. Ah, sì, certo. Uno scotch, grazie. Ora che mi avete corrotto all'alcol, spero mi parlerete seriamente del vostro lavoro. Sì. Vi dirò subito allora che io non sono un vero romanziere, ma sono un vostro collega, un cronista, e che tutto quanto ho scritto finora è davvero accaduto. Ma solo nella vostra geniale fantasia di scrittore, Mr. Poe. Sì, perché i morti, sono certo, non possono tornare su questa terra come nei vostri romanzi. Voi confondete la morte con la tomba. Perché mai?
Mr. Poe, io vi stimo troppo per permettermi di contraddirvi, ma sono convinto che il ciclo vitale si conclude con la morte. Al di là è il non essere. E se mai ci fosse qualcosa, di certo non sarebbe assolutamente niente di terreno. C'è il nulla. Oltre la tomba c'è il nulla. Pertanto voi non potete credere nella verità delle mie storie. Non sul piano realistico. Lo scotch per voi. Grazie. Alla vostra salute. Salute. Una lastra di marmo che chiude un sepolcro ci dà la certezza della tomba. Non dell'oltretomba, che è popolato da un incalcolabile numero di viventi non ufficiali. Un uomo della vostra intelligenza può credere a ciò solo ai fini dell'arte. Non sono d'accordo. E scommetto 100 sterline che non avreste il coraggio di passare una notte nel mio castello di Providence da solo. Secondo voi scapperei dalla paura? No, non scappereste. Di tutti coloro che hanno provato, e il signor Poe lo sa bene, nessuno è più uscito dal mio castello. Mi dispiace, ma non posso accettare la vostra scommessa. È un vero peccato, Foster. Ho sentito molto parlare del castello di Lord Blackwood e voglio scriverci una storia. Per questo avevo pregato Mr. Poe di aiutarmi a trovare un coraggioso che accettasse la mia sfida per sfatare questa leggenda. Ma siete un giovane simpatico e sono lieto che non abbiate accettato la scommessa. Beh, è solo perché non ho le 100 sterline. Se fossero state 10... Davvero? Accettereste per 10 sterline? Sì, certo. Quando voi vorrete. Stanotte, allora. Forse vivrete un'avventura che vi convincerà che io non racconto delle storie di fantasia. Accettate. Va bene. Se deve essere stanotte, dobbiamo andare subito. Il castello è lontano e con la carrozza impiegheremo non meno di 2 ore. Grazie. D'accordo, ma l'intervista con il signor Poe? Se è questo l'unico ostacolo, potremo chiacchierare durante il viaggio. Venite anche voi? Certo. Vi ringrazio. Buonanotte, Mr. Poe. Arrivederci, eccellenza. Scusate, vorrei leggervi un brano di una vostra poesia. Eccola, ascoltate. Sin dall'infanzia non ero come gli altri. Non vedevo come altri vedono. Non provavo sensazioni che per altri erano comuni. Perché la realtà è al di sopra e al di fuori di ogni concetto conosciuto. Sia esso materiale o spirituale. In molti vostri racconti, i vostri personaggi prima perdono la ragione poi la vita. Questa per farvi coraggio. Ma no, non mi serve. Prendetela. È carica? Certo. Va bene. Non avete risparmiato la morte nemmeno le vostre eroine. Certo, no. E come mai? Di tutti i soggetti melanconici, Foster, qual è il più melanconico? Evidentemente la morte. E su questo siamo perfettamente d'accordo, Mr. Poe. E quando questo più melanconico tra i soggetti è il più poetico? Quando si allea alla bellezza. Dunque, la morte di una bellissima donna è senza alcun dubbio il soggetto più poetico che vi sia al mondo. Siamo arrivati? Sì.
Siete ancora in tempo a tornare indietro con noi. Oh, no, no, mi fanno troppo gola le vostre 10 sterline. E poi, noi americani non abbiamo la vostra tradizione in fatto di vecchi castelli con fantasmi. Siete ancora un popolo troppo giovane. E anche perché non abbiamo vecchi castelli. Ma forse ci stiamo convincendo di essere immortali. Nella nostra megalomania è probabile. Noi torneremo domattina all'alba. Buona fortuna. Grazie. Mr. Poe, noi continueremo la nostra intervista domani mattina, sì, se siete d'accordo. Certamente, la finiremo domattina. Buonanotte. Oh, dimenticavo. Sì? Troverete le torce nella piccola casa in fondo al giardino. In fondo al giardino? Grazie. Perché avete voluto per forza che ci andassi? Perché ogni storia ha bisogno di un suo protagonista. Come inizio non c'è male. Notte. Andiamo, Alistair. Buonanotte.